d'inverno il sole stanco a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora... Ne fatti gli adicati lacrimone, pittanti melogrammi passionali. Di fronte a cui risponde artificiale di lo proscenio chino di lampione. Ne fatti fati qui di risatune a crepapanza, come le carniali. Per i farsetti ultra sensazionali, tra lo scenario fatto di cartone. E mo' passate rebriche di storia, tra lo villuto russo e le tragedie, se ne stavai morendo freddo freddo, ma ancora tiso. Dopo tanta gloria, tra drammi, farsi, comici e commedie, l'ultima farsa la sta vivendo. State osservando? Vabbè. Un sorriso sgargiante? Il teatro comunale ha vissuto stagioni bellissime, ma proprio per il calore familiare, quello. La domenica si lasciava tutto, non si poteva andare, non è come a Moca, uno si diverte sempre, no? Che può uscire quando vuole, eccetera. Allora c'era la domenica, poi le feste, va bene. La domenica era di rito, appena si finiva di pranzare, al teatro comunale. Volgarmente si chiamava lo teatro, perché anticamente era teatro, e poi intorno agli anni 50, con l'avvento del cinema, è stato trasformato in cinema, cinematografo. I primi film, penso, io non so, ci sono arrivato, sarebbero previsione, li avranno fatti lì, i primi Ben Hur, i primi film di Wyler, William Wyler, Dieci Comandamenti, li avranno visti lì in Mesagnese per la prima volta dopo tanti anni. Diciamo il ceto nostro in quelle feste che facevano, diciamo, le persone un po' per bene, ecco. Era difficile poter partecipare perché non è che c'erano le possibilità per comprare il biglietto di invito. Il biglietto di invito, ecco, si parlava finanziariamente, quindi se si pensava per la famiglia non si pensava, quindi noi ci allacciavamo alle feste di casa. Era l'unico punto diciamo, dove si poteva aprire, diciamo, un po' la visione del mondo attraverso questa struttura, diciamo, questo. Mi sembra poi si vendeva anche fuori, no? Ci stavano quelli con le bancarine che vendono tutte queste cose. Immagina che noi al cinema entravamo dalla porta di dietro, passavamo sul palco, rischiavamo a 30 metri d'altezza per scendere dall'altra porta. Per noi era una gioia perché i bambini piccoli non potevano entrare nel teatro che si badava, non so, ci stavano queste difficoltà. Era proprio un punto di riferimento, il teatro comunale a Mesagne era qualcosa. Ciao. Negli 50 hanno fatto la storia di Gesù, che questa bottega sono state fatte tutte le, come si chiama, le elmette, le, sì, che mio fratello ha fatto quello, ma non mi ricordo come, perché è stato nel 1950. Senti, dovrei chiamare tutti gli altri compagni che hanno recitato insieme a me. Ma anche... Allora metterci in fila e fotografare. Uno dietro l'altro. Io solo. Signorio, signora, non so. Signori, le feste di Mesagne facevano epoca. Adesso è festa sempre, però
sono feste gelide. Mi ricordo da bambino di anni 50, ricordo quando vedi Domenico Modugno, che fa una grande festa, un grande avvenimento, visto il Festival di Sanremo con la canzone Piove. E fa un chiaro pieno di gente. Ricordo che da piccolissima mio papà apriva le ostriche dietro le quinte, diciamo, e noi tutti gioiosi che vedevamo questi spettacoli da dietro le tende. E niente, c'era un signore che si chiamava Arturo che faceva le spaghettate. C'era pure un grande salone dove si cucinava e si mangiava. E poi quando o vedevo i film o durante il veglione che si ballava, erano tutti questi li ricordi, dico. Ma la cosa più bella del buffet era lo famoso sposalizio, perché per vendere le bottiglie che costavano. E allora a un certo punto non si cominciava a sposare subito, verso le 11:30, mezzanotte, no? E allora qualche coppia fissa, qualche persona un po' in vista, allora in dialetto si diceva, mo si infittucciava, no? Con le stelle filanti si andava intorno a sta coppia, un gruppo di amici, e si attorcigliavano queste stelle filanti insieme, no? E alla fine poi battute di mani, l'orchestra, eccetera, tutti al buffet. Nel tempo di estate, di carnevale, facevano per esempio la festa dei barbieri, la festa dei commercianti, la festa dei vigili, loro che sabato erano feste che finivano la mattina. Sì, sì, tra una parte della serata e l'altra si mangiavano le ostriche, per esempio, non so, lo spumante, eccetera. E arrivavano persone di tutto il Salento. Un anno l'orchestra stava in una conchiglia, ad un certo punto si apre questa conchiglia, queste cose coreografiche non è che andassero manco in voga, perché stiamo parlando del 1952, 53, 52, della televisione non era manco diffusa qua da queste parti, ma uno spettacolo bellissimo. Veniva qualche opera e mi portava mio marito perché eravamo appassionati. Poi con la vecchiaia passa tutto. Questi sono i ricordi, bello mio. E poi c'era la festa dei cacciatori, di tono più basso, più popolare, ma pure di danno. Ah, se tornasse figlio, erano anni veramente belli, bellissimi. Tempi buoni. Sì. Con la gente, con le ragazze e tutto. Sono ricordi che non si possono dimenticare, insomma. No, era bello prima, anche perché era l'unico. Uno che io faccio che possa funzionare molto molto bene, perché Mesagne non può rimanere senza un teatro, cioè dopo aver speso dei soldi per un restauro, farlo rimanere abbandonato è peccato. Io come mesagnese auguro che questa gestione possa far felice con l'ambiente di Mesagne, non più di questo. Dovrebbe seguire un po' di più questi eventi culturali che Mesagne di cui Mesagne ne ha tanto bisogno e che non farebbero male, che penso che migliorerebbero sia, diciamo, l'intimo umano, ma migliorerebbero anche, non so, anche a livello di immagine. Stessa Mesagne che in passato non ha avuto un buon vaticinio da ciò che Mesagne produceva, ma che adesso, da qualche anno a sta parte, ci stiamo riprendendo alla grande, forse, dal punto di vista dell'immagine. Beh, ci può essere anche una nuova generazione che segue, come devo dire, con passione l'evolversi di queste, diciamo così, compagnie teatrali che vogliono riportare in luce e, diciamo così, dar vita. Perché il teatro è bello. Io ti dico soltanto che qualsiasi amministrazione che c'è deve sempre funzionare il teatro, perché è l'unico teatro che abbiamo a Mesagne, sia anticamente e moderno. Se c'è la volontà.
può anche funzionare, manca la volontà e le persone che possono gestire il teatro comunale. Vi auguro un grosso in bocca al lupo, perché il teatro comunale per noi è vita, Mesagne insomma rinasce se il teatro riapre. Diamo un augurio a questa nuova iniziativa per l'apertura del teatro comunale. Auguri di tornare magari come era prima, insomma. Io vi faccio un augurio che questo 2009 si aprirà questo nuovo teatro e che porti un buon auspicio a tutti. Che si facciano delle belle rappresentazioni, che possa funzionare per esempio una bella scuola pure là dentro, no? Di teatro, di recitazione fatta bene, seriamente. Che non tolga tempo agli studi come succede spesso con questi progetti e progettini, che non succede niente. È tutto tempo tolto all'insegnamento, ma una bella scuola. No, il teatro a Mesagne è un'istituzione bellissima. Accendo la luce. No, va bene. Questa perché me ne bicicletta l'ho costruita io. Sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tanti anni fa, sì. Fine della trasmissione. Say